Oggi siamo a Mandello dell'Ario, precisamente sulla sponda lecchese del lago di Como. Questo perché insieme andremo a provare l'abbigliamento di Red Elk, un marchio che ha fatto della comodità il suo punto forte. Insieme lo metteremo alla prova su sentieri veramente tecnici perché vi sto per portare sulle mie montagne di casa, le Grigne, a fare dei sentieri che magari sono un pochino meno noti, ma partiamo perché oggi ci aspettano più di 2000 metri di dislivello. Col fatto che stanotte ha piovuto tantissimo e stanno uscendo i primi raggi del sole, vi assicuro che c'è un'umidità altissima, veramente. Cioè, faccio quasi fatica a respirare, talmente è umido. In compenso però è un test perfetto tra la maglia e i pantaloni per vedere la traspirabilità. Poi soprattutto questa maglia velino di Red Elk mi sta abbastanza piacendo, perché nonostante tutta questa umidità sto salendo senza sudare troppo, quindi... Bene. Siamo arrivati al battello di Manavello, che è qua alle mie spalle. Che salita, veramente con tutte queste nuvole, un'umidità assurda. Però devo dire che questa maglia velino si è comportata molto bene. Adesso su il secondo strato perché tira un po' d'aria, però la velino veramente ottima. Poi la proviamo anche sotto il sole, ma penso che ci darà grandi soddisfazioni. Adesso però mi tocca fare una cosa che personalmente odio tanto. Praticamente per andare su al Rifugio Rosalba adesso faremo un sentiero che è veramente lasciato abbastanza andare ed è super pieno di zecche, quindi mi tocca mettere la parte lunga dei pantaloni. Però voglio farvi vedere tre chicche di questi pantaloni di Red Elk che mi sono piaciute davvero tanto. La prima chicca che mi piace tantissimo, che vi assicuro hanno in pochi, è che il gambale è segnato o con una X o con un cerchio in modo tale da capire subito qual è il destro e qual è il sinistro. Ci vuole veramente poco e così possiamo andare a metterlo senza dover star lì a dover capire qual è uno e qual è l'altro. Seconda chicca poi è che il gambale ha all'interno anche una cerniera. In questo modo noi possiamo completamente aprire il gambale, lui si apre completamente e noi possiamo metterlo su senza dover togliere gli scarponi. Questo, se dobbiamo farlo molto velocemente, comunque non vogliamo togliere gli scarponi, è veramente ottimo. Io in 4 secondi mentre parlavo l'ho indossato. La terza chicca sta nella cerniera, perché nella cerniera superiore, quella che va a unire il gambale al nostro cosciale, abbiamo una cerniera molto particolare. È una cerniera che praticamente, oltre naturalmente a chiudere e aprire, ha anche un sistema di blocco in modo tale che questa non si possa aprire involontariamente. Queste tre cose che vi ho descritto vi assicuro che nella vita di tutti i giorni fanno la differenza tra avere un ottimo pantalone oppure un pantalone mediocre in fascia media. E devo dire che questi pantaloni di Red Elk, soprattutto per queste loro caratteristiche, sono sicuramente top. Ma adesso li proviamo anche sulla traspirabilità, perché con i pantaloni lunghi sicuramente farà caldo. Da qui in poi ho continuato per il sentiero 13B, un sentiero che passa prima per dei tratti in cresta molto molto panoramici, per poi passare per dei tratti sia rocciosi e un pochino tecnici, e infine dei sentieri veramente veramente ripidi. Tutto questo per poter continuare a provare la traspirabilità di questo abbigliamento, anche perché le nuvole basse purtroppo non volevano sapere di andarsene. Arrivato infine sui famosi prati della Grignetta, come immaginavo, l'erba era veramente alta e soprattutto anche bagnata. Provare i pantaloni su tutta questa erba alta e bagnata mi ha dato modo di poter provare la traspirabilità dei pantaloni. Infine, dopo oltre 1000 metri di dislivello dalla partenza, siamo arrivati al Rifugio Rosalba. Rifugio Rosalba raggiunto qua alle mie spalle. Devo dire che questi pantaloni mi stanno veramente stupendo. Li ho bagnati un sacco perché a passare nell'erba alta si sono bagnati tantissimo, ma vi assicuro si sono sempre sempre asciugati. Veramente top. Adesso ci mangiamo qualcosa, speriamo esca il sole e poi iniziamo la parte veramente tecnica. Siamo al Colle Valsecchi, qua dietro i cartelli, uno dei più famosi crocevia di tutte le Grigne, perché qui sotto arriva la direttissima, inizia il sentiero Cecilia, la cresta Segantini. Diciamo che qua ce n'è veramente tanto da fare, ma noi proseguiamo per questa valle, la Val Scarrettone. Una valle poco frequentata con un sentiero veramente tecnico. Adesso mi preparo e andiamo così, mettiamo alla prova anche la durabilità di questo abbigliamento Red Elk. Il sentiero della Val Scarrettone è forse il sentiero escursionistico più tecnico di tutta la Grignetta. Un sentiero che passa per tantissimi tratti esposti, tantissime catene e soprattutto che sale e scende diversi canali. Tutto questo per mettere alla prova la durabilità di questo abbigliamento di Red Elk.
Salire e scendere per questi canali mi ha portato a strusciare l'abbigliamento su un sacco di roccia, roccia in molti punti anche abbastanza tagliente. Una test che si è rivelato veramente ideale per poter capire fino a che punto spingere questo abbigliamento, per poi arrivare infine in cima in uno dei punti anche più belli di tutta la Grigna. Valle Scarrettone fatta, adesso ci troviamo al Buco di Grigna, un posto veramente bellissimo. Peccato tutte queste nuvole, perché se no vi assicuro qua ci sarebbe un panorama da paura. Per quanto riguarda i pantaloni Red Elk, ragazzi, devo dire veramente super comodi, super traspiranti e davvero un ottimo materiale. Sono fatti praticamente in due tipi di tessuto diverso. Una parte più traspirante, dove si tende a sudare di più, e una parte con un tessuto un pochino più resistente, dove magari è più probabile che si struscia su roccia. Ora però continuiamo, perché la nostra meta teoricamente sta lassù. Arrivati a Buco di Grigna ci siamo ricongiunti con la classica traversata alta. Una traversata che passa per due denti molto tecnici, dove a salire bisogna fare abbastanza attenzione, e anche una piccola cresta veramente molto panoramica. Tutto però accompagnato da delle nuvole che non ci hanno permesso di goderci il panorama, ma che hanno reso il test ancora più duro, perché le nuvole basse aumentavano di tanto l'umidità. Rifugio Brioschi raggiunto qua alle mie spalle, stanotte ci fermiamo qua e domani continuiamo. Vorrei però fare una menzione a questo secondo strato, perché la salita qua al Brioschi, soprattutto nell'ultima parte, è stata con un vento freddo, nuvole basse e abbastanza caldo comunque, perché è bello afoso. Sicuramente il secondo strato, che isola bene termicamente, è abbastanza traspirante, e davvero mi ha convinto. Poi naturalmente domani andiamo avanti a provarlo. Noi ci fermiamo qua appunto al Rifugio Brioschi e domani continuiamo il nostro giro. Giorno 2, ripartiamo. Come vedete io sul guscio, perché oggi tira veramente un bel vento, basta dire le bandiere qua alle mie spalle. Adesso voliamo, perché veramente scendiamo che di vento ne tira veramente tanto, così proviamo un po' anche la traspirabilità di questo guscio. Via della Ganda finita, qua dietro c'è il rifugio Bogani. Due parole su secondo strato e Arshell. Arshell, per quanto riguarda la protezione dal vento, veramente ottimo, nulla da dire. Poi con le aperture sotto le ascelle aumenta un po' la ventilazione e la traspirabilità. Quello che mi piace veramente tanto di questo completo è il suo secondo strato. Tra l'escursione di ieri veramente tanto umida e oggi ancora con tanto vento e un bel sole, vi assicuro si è dimostrato veramente dalle ottime performance. Anche il secondo strato, devo dire, veramente buono. Bocchetta di Biancaformia, lo si legge qua. Sono le 10 del mattino e si muore letteralmente di caldo. Se ieri abbiamo trovato un caldo molto umido, oggi è molto torrido. Meno umidità, ma il sole picchia veramente tanto. Crema solare e si scende, ma penso che oggi sarà difficile non bruciarsi, talmente fa caldo. Una giornata così torrida però è un ottimo test per una caratteristica che di solito sull'abbigliamento non viene mai presa in considerazione, ovvero la protezione UV. Sia questo abbigliamento che sto utilizzando, sia la maglia blu di ieri, hanno tutti una protezione UV, chi più alta, chi più bassa. E in una giornata così torrida vi assicuro è un test perfetto per vedere se sotto la maglia andrò a bruciarmi. Io spero di no, perché vi assicuro che già il sole picchia veramente tanto. Comunque qua dietro di me lo vedete, il rifugio Bietti Buzzi, e ora noi andiamo su per la Val Cassina. Una valle, anche lei tecnica, veramente poco frequentata. La discesa della Val Cassina è stato l'ultimo test che stavo cercando. Una discesa veramente tecnica, con tanti parti di catene resa ancora più difficile dal fiume d'acqua. Una discesa che mi ha permesso davvero di fare un test estremo sui materiali con cui Red Elk produce i propri capi. Val Cassina passata, veramente molto molto tecnica, poi con l'acqua ancora di più. Ma è stato veramente il test definitivo per tutto questo abbigliamento, soprattutto per i pantaloni. Perché avere un pantalone che ti permette una così ottima mobilità quando si va sui tratti tecnici è veramente fondamentale in dei giri come questo. E anche in dei trekking magari un pochino più semplici, quindi pantaloni super promossi.
Qui alle mie spalle vedete il rifugio Elisa, io adesso mi fermo per una piccola pausa e poi continuiamo perché ci stocca ancora i 1500 metri di dislivello negativi per tornare alla macchina. Ed anche questa discesa al rifugio Elisa è finita. Fa veramente tanto caldo, riscendere dal rifugio in tanti tratti era completamente al sole, vi assicuro, faceva veramente caldo. Adesso poi mi trovo a 450 metri di quota più o meno e caldo si sente veramente tanto. È arrivato però il momento di tirare le conclusioni su questo abbigliamento di Red Elk. Dunque, vediamo di dare la risposta alla domanda con quale abbiamo aperto il video. Red Elk è veramente un abbigliamento super confortevole? Beh, penso che la risposta sia proprio sì. Iniziando dal pantalone, direi che non c'è da aggiungere altro. Veramente molto traspirante e soprattutto super comodo. Vi assicuro, questo è uno dei pochi pantaloni che utilizzerei anche per fare un trekking di 7 giorni senza doverli mai cambiare, perché è veramente davvero comodo. Voglio darvi un piccolo accenno su chi è Red Elk, perché secondo me fa capire come mai questo pantalone è così buono. Red Elk nasce tanti anni fa con l'idea di produrre dei pantaloni apposta per l'outdoor. Poi da lì è andata a sviluppare anche tutto quello che sono le magliette, il secondo strato, i gusci e via dicendo. Ma loro nascono partendo dai pantaloni e ancora i pantaloni sono veramente il loro cavallo di battaglia. Quindi davvero pantalone super promosso. Per quanto riguarda le magliette, come abbiamo visto, ho provato sia quella blu, la velino, sia questa qua di colore giallo. La velino è quella che mi ha sorpreso di più, veramente tanto tanto traspirante. Con tutta l'umidità che abbiamo trovato e il caldo mi ha veramente sorpreso, perché ha una grammatura molto bassa e fa passare tanta tanta aria. Questa qua gialla, utilizzata nel secondo giorno, anche lei molto traspirante, un pochino meno della velino, però permette di avere anche una protezione magari contro il vento maggiore. E entrambi poi hanno la protezione UV, quindi anche loro veramente super promosse. Quelli che abbiamo visto meno usati, il secondo strato e l'Arshell. Io naturalmente non li ho provati solo durante questo trekking, ma anche durante altri trekking. Vi assicuro che il secondo strato, anche lui, ha un rapporto termicità-traspirabilità veramente ottimo. È un ottimo secondo strato estivo che ci protegge molto bene, soprattutto dal vento. Io l'ho utilizzato anche in delle giornate molto ventose e mi è tornato veramente utile. Quindi anche lui veramente super consigliato, anche perché anche dal punto di vista della comodità è un secondo strato che si può utilizzare per ore senza che dia nessun fastidio. Infine, per quanto riguarda il guscio, lui innanzitutto è realizzato con una membrana premium shell, una membrana che parla di 10.000 colonne d'acqua di impermeabilità e 15.000 di traspirabilità. E poi ha una caratteristica che probabilmente ha solo lui in tutto il mondo, ovvero che ha un guscio da 3,5 strati. C'è un mezzo strato in più che va a dargli una tramatura nella parte interna del guscio. È un guscio abbastanza tuttofare, come avete visto l'ho utilizzato per proteggermi dal vento ed è stato perfetto e grazie anche alle aperture sotto l'ascella la traspirabilità è abbastanza garantita. Dal punto di vista poi dell'impermeabilità, 10.000 colonne d'acqua sono veramente ottime per poter fare qualsiasi tipo di attività. Lui è in generale molto slim, va molto vicino alle forme del nostro corpo, quindi anche su sentieri particolarmente tecnici o alpinistici non ci darà nessun problema. Infine arriviamo come al solito ai prezzi, iniziando dal pantalone, perché lui viene venduto sui 135 euro, 40 euro la velino, 45 questa qua gialla, 105 secondo strato e 180 il guscio. In generale, per quanto riguarda i prezzi, è in linea con la fascia di mercato media, diciamo una fascia di mercato dove ci sono tanti altri concorrenti, ma Red Elk dal suo punto di vista sicuramente ha una marcia in più per quanto riguarda la comodità. Quindi i prezzi nella media va con delle prestazioni anche da categoria superiore. E tutto ciao ragazzi, io spero sia stato esauriente e esaustivo anche per questo video, vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!